già oggi è vietato pubblicare le notizie segrete, sarà vietato pubblicare notizie pubbliche. Questa è una cosa talmente vergognosa che bisognerà continuare a violarla, per fare sì che un tribunale la impugni davanti alla Corte Costituzionale. Il presidente più potente del mondo, cioè il presidente degli Stati Uniti, deve subire procedure giudiziarie non appena compia violazioni che rispetto a quelle imputate a Berlusconi sono francamente ridicole. Io sono qui perché ritengo che alcune delle cose che stanno accadendo siano gravi, siano urgenti e richiedono una posizione drammatica anche insieme all'opinione pubblica. Questa cosa del lodo è, dal mio punto di vista è pessima, è pericolosissima. Noi critichiamo chi vuole dividere questa piazza facendolo passare per una piazza dell'antipolitica. Qui non si fa antipolitica, si fa vera politica partecipata del cittadino, da Agorà. Sono qua, non sono venuta qui in rappresentanza di nessun partito. Le cose stanno succedendo adesso ed è adesso che va manifestato il proprio dissenso. Ogni tanto di notte, quando passa il tram, le ossa vibrano leggermente e a quel suono gli si rizzano i capelli sintetici. Teme che le ante dell'armadio si aprano, che torme non di fantasmi, ma di giudici in toga balzino fuori agitando come nacchere scintillanti manette.